Se anche tu hai bisogno di acquistare crediti, passa da fifaeasy.com ed in più utilizza il codice malati15 tutto in maiuscolo per ottenere uno sconto dell'8%. Link in descrizione. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Noi Malati di Footy. Io sono FIFA Orso e oggi sono qui per portarvi la play review di un giocatore che milita nella MLS e recentemente durante l'ultimo Team of the Week ha ricevuto la sua personale versione Hero. Sto parlando di Kei Kamara, e perdonatemi per la pronuncia se è sbagliata, e della sua carta Hero, carta viola, con 80 di overall e quindi un più 4 rispetto alla sua versione base. In questa versione presento 79 di velocità, 73 di dribbling, 78 di tiro, 30 di difesa, 62 di passaggi e 82 di fisico. Work rate medio-medio, 3 stelle di mossabilità e 3 stelle di piede debole. Kamara, sotto certi aspetti ragazzi, è un giocatore molto strano e interessante. Ma andiamo come al solito con ordine e procediamo con i pro. Primi due pro sono potenza tiro e posizionamento, con rispettivamente i valori in carta di 79 e 86. Allora, prima di tutto voglio parlarvi della sua potenza tiro. Perché? Perché ragazzi, è la cosa che si nota subito, immediatamente, provando Kamara. E infatti ve ne accorgerete tutti quanti se proverete questo giocatore, perché ad una semplice pressione, voglio dire, magari siete sotto porta e non volete tirare alto, non volete metterla sotto l'incrocio, volete semplicemente, che ne so, tirarla normalmente, una semplice pressione del tasto tiro sgancia una cannonata. Lui ha questa caratteristica di calciare forte ogni tipo di pallone. Come vedrete nelle clip, tutti i tiri che ho fatto con lui sono delle bombe, ragazzi, ve lo dico proprio così chiaro, tira delle cannonate. Questa è una cosa molto buona e soprattutto voglio dire che il 79 di valore in carta è molto molto di più in gioco. 86 di posizionamento è un'altra cosa che ragazzi mi è piaciuta molto, è sempre, diciamo, nel posto giusto al momento giusto, se vogliamo dirla tutta, ed è sempre posizionato bene, sa sempre come farsi trovare dai suoi compagni di squadra. Altro pro molto molto utile e buono di Kamara. Terzo e quarto pro sono colpo di testa ed elevazione. Colpo di testa con un valore in carta di 85 e elevazione con un valore in carta di 96. Allora, il colpo di testa in generale, quindi parliamo colpo di testa ed elevazione, è molto utile. Perché oltre ad essere appunto utile durante l'azione offensiva, praticamente per tirare ragazzi su un corner o su un cross quando viene messa la palla in mezzo, Kamara è molto bravo anche a interrompere le avanzate, i contropiedi della squadra avversaria. Perché sarà anche solo un caso, ma mi sono trovato spesso in situazioni del tipo: praticamente ripartiva la squadra avversaria e ha uno stacco di uno stacco veramente stacca altissimo da terra Kamara, e quindi riesce a interrompere di testa appunto il contropiede se viene fatto un lancio subito alto. Riesce molte volte, mi è capitato proprio questa cosa. Ultimo pro di Kamara è la sua stamina, la sua resistenza, perché arriva a fine partita, nonostante non abbia un'ottima velocità, lui vi può garantire il suo magari scatto anche all'88esimo, al 90esimo, perché è più fresco degli altri. Stamina con valore in carta di 84. Passiamo ai due contro di Kamara, che sono il controllo palla e l'equilibrio. Controllo palla perché ragazzi, sia sugli stop, sui passaggi, che anche mentre avanza, mentre prova a dribblare, ha un controllo palla pessimo per quanto mi riguarda. Infatti ha un 70 di valore in carta, ma soprattutto ragazzi sugli stop, sui passaggi filtranti, anche non ha proprio quel controllo palla che gli permette di essere rapido magari per andare al tiro. Equilibrio, altro grave secondo me contro di Kamara, perché basta una semplice spallata per farlo praticamente andare da un'altra parte, per fargli perdere l'equilibrio, e questa è una pecca, perché vedendo la sua statura, comunque utilizzandolo in gioco, vi accorgerete che è molto grosso ed ha anche un fisico che ragazzi non è mica male. Però il suo equilibrio secondo me è una grande grande pecca. Il voto finale di Kamara è un 7+, ragazzi, è un giocatore che è utile, che può essere utilizzato secondo me in una prima squadra, ma c'è di meglio, si può trovare di meglio. Comunque lo consiglio perché non è assolutamente male, fa i suoi gol, fa il suo. Detto questo, la review finisce qui, io vi invito a lasciare un like, un commento e iscrivervi al mio canale che trovate qui sotto in descrizione, al canale di Noi Malati di Foot. Ciao ragazzi!